Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Novena in onore dei santi martiri Cosma e Damiano. O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, noi ti adoriamo con tutto il nostro cuore e ti ringraziamo per aver dato ai santi martiri Cosma e Damiano la grazia di immolarsi per testimoniare la fede. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, noi ti adoriamo con tutto il nostro cuore e ti ringraziamo per aver dato ai santi martiri Cosma e Damiano il potere di compiere nel tuo nome prodigiosi miracoli per l'anima e per il corpo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, noi ti adoriamo con tutto il nostro cuore, ti ringraziamo per averci chiamato a seguire sulla via della santità i nostri santi protettori Cosma e Damiano. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Benediciamo il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Preghiamo. O Dio, la tua misericordia è infinita, la tua bontà è inesauribile. Noi ti preghiamo per gli innumerevoli benefici che ci hai concesso. Disponibili a compiere la tua volontà e sperando nella vita eterna, ti preghiamo di ascoltare benignamente le nostre preghiere. Amen. Gloriosi martiri Cosma e Damiano, che siete giustamente venerati dalla Chiesa d'Oriente e di Occidente, ottenete dal Signore la grazia che tutti i cristiani si amino l'un l'altro e ricerchino in umiltà e carità la comunione in Cristo Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Santi Cosma e Damiano, che da oltre 3 secoli siete venerati in questo nostro santuario, ottenete a tutti i devoti e pellegrini la grazia della santificazione spirituale e della salute del corpo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Santi e gloriosi martiri di Gesù Cristo, Cosma e Damiano, che godete la pienezza della gloria celeste, ottenete dal Signore la grazia che ciascuno di noi, dopo aver seguito il Signore in questa vita, possa incontrarlo in paradiso. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Preghiera. Con tutta l'umiltà del nostro cuore e con tutto il nostro affetto, vi onoriamo, vi veneriamo, o santi martiri, Cosma e Damiano, e con la Chiesa universale, greca e latina, vi rendiamo tributo di lode e di gloria. Noi siamo certi, o gloriosi martiri, che in premio dei vostri meriti il giusto e pietoso Dio vi ha dato una grande gloria e potenza nel cielo, allo scopo di proteggere i vostri devoti qui sulla terra. Noi non cesseremo di invocarvi continuamente con la Santa Chiesa in tutte le nostre necessità spirituali e temporali. Voi che viveste in questa terra esercitando l'arte della medicina con ammirabile carità e sacrificio, curando le infermità più insanabili e le malattie più pericolose, non tanto per mezzo di medicina e di arte, ma con la invocazione del nome di Gesù Cristo, volgete su di noi, misere tribolati, i vostri occhi pietosi, e vedendo quante malattie qui ci assalgono e quante tribolazioni qui ci rattristano, siate più solleciti ad aiutarci.
assisteteci nelle malattie e in tutta la vita nostra. E non lo domandiamo solamente per noi, ma per tutti i nostri parenti, per le famiglie, per tutti gli uomini, affinché, guariti dalle infermità dell'anima e del corpo, possiamo dare gloria a Dio, testimonianza ai fratelli e onore a voi, nostri santi, avvocati e protettori. Amen. Questa è la vera fraternità che non è stata mai infranta da alcuno. Preghiamo. Fa, o Signore, che per intercessione dei santi Cosma e Damiano, di cui celebriamo il martirio, ognuno di noi sia liberato dai mali che ci sovrastano e sia sempre sorretto sulla via della santità. Per Gesù Cristo, nostro Signore. Amen.
suo nome su tutta la terra, la sua tenerezza per tutte le nazioni. Alleluia. Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione allo Spirito Santo sia con tutti voi. Ascolteremo la parola di Dio durante questa Santa Messa. La prima lettura ci mette in guardia da rincorrere le cose che non sono essenziali alla nostra vita. E la pagina del Vangelo parla di una inquietudine che il figlio del grande re Erode, Erode anche lui di nome, prova quando sente parlare di Gesù. Aveva la coscienza sporca, perciò una grande inquietudine. All'inizio di questa celebrazione, proseguendo la nostra novena in onore dei santi martiri Cosimo e Damiano in preparazione alla festa, vogliamo anche noi continuare a meditare e a riflettere sulle opere di misericordia e di amore che vogliamo attuare nella nostra vita. Chiediamo perdono al Signore dei nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. Dio Onnipotente ed Eterno, che hai dato ai santi martiri Cosme e Damiano la grazia di comunicare la passione del Cristo, vieni in aiuto alla nostra debolezza. E come essi non esitarono a morire per te, concedi anche a noi di vivere da forti nella confessione del tuo nome. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
libro del Qohelet. Vanità delle vanità, dice Qohelet. Vanità delle vanità, tutto è vanità. Quale guadagno viene all'uomo per tutta la fatica con cui si affanna sotto il sole? Una generazione se ne va e un'altra arriva, ma la terra resta sempre la stessa. Il sole sorge, il sole tramonta e si affretta a tornare là dove rinasce. Il vento va verso sud e piega verso nord. Gira e va, e sui suoi giri ritorna il vento. Tutti i fiumi scorrono verso il mare, eppure il mare non è mai pieno. Al luogo dove i fiumi scorrono, continuano a scorrere. Tutte le parole si esauriscono e nessuno è in grado di esprimersi a fondo. Non si sazia l'occhio di guardare, né l'orecchio è mai sazio di udire. Quel che è stato sarà, e quel che si è fatto si rifarà. Non c'è niente di nuovo sotto il sole. C'è forse qualcosa di cui si possa dire: ecco, questa è una novità? Proprio questa è già avvenuta nei secoli che ci hanno preceduto. Nessun ricordo resta degli antichi, ma neppure di coloro che saranno si conserverà memoria presso quelli che verranno in seguito. Parola di Dio. Salmo responsoriale. Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. Sì, Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. Tu fai ritornare l'uomo in polvere quando dici: ritornate, figli dell'uomo. 1000 anni ai tuoi occhi sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno di veglia nella notte. Signore, sei stato per noi. Tu li sommergi. Sono come un sogno al mattino, come l'erba che germoglia. Al mattino fiorisce e germoglia, alla sera è falciata e secca. Signore, sei stato per noi. Insegnaci a contare i nostri giorni e acquisteremo un cuore saggio. Ritorna, Signore, fino a quando? Abbi pietà dei tuoi servi. Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione. Saziaci al mattino con il tuo amore. Esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. Sia su di noi la dolcezza del Signore, nostro Dio. Rendi salda per noi l'opera delle nostre mani. L'opera delle nostre mani rendi salda. Signore, noi un rifugio di generazione in generazione. Sono la via, la verità e la vita, dice il Signore. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Aleluya.
sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il tetrarca Erode sentì parlare di tutti questi avvenimenti e non sapeva che cosa pensare, perché alcuni dicevano: Giovanni è risorto dai morti, altri: è apparso Elia, e altri ancora: è risorto uno degli antichi profeti. Ma Erode diceva: Giovanni l'ho fatto recapitare io. Chi è dunque costui del quale sento dire queste cose? E cercava di vederlo. Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. La prima lettura che abbiamo ascoltato, cari fratelli e sorelle, ci invita a riflettere un po' sulla nostra vita. Ci sono state frasi che sembrano molto forti, pessimistiche. Tutto è inutile nella vita, diceva lo scrittore di questo libro sacro del Coelet. Noi ci affatichiamo dalla mattina alla sera, poi per che cosa? Per andare a finire poi nel nulla, nella morte, e nessuno più ti ricorderà. Vogliamo a tutti i costi apparire, inseguire una vanità, un vuoto, e poi lasceremo tutto. È come una ruota la vita, l'attività dell'uomo, del mondo. L'autore sacro vuole in modo particolare sottolineare che ciò che conta nella nostra esistenza non è inseguire il vento, la vanità, ma di poggiare la nostra vita su Dio, che costituisce la roccia, la stabilità della nostra vita. Non conta tanto l'apparire o la gloria degli uomini, quanto piuttosto l'essere amato da Dio e vivere con questa comunione di intimità con Lui. La pagina del Vangelo poi ci parlava del figlio del grande re Erode, anche lui chiamato Erode, il tetrarca. Aveva avuto, alla morte del grande re Erode, che era presente quando è nato Gesù, una parte del regno della Palestina. E si parla di questo Erode, il figlio, che rimane come sorpreso di quello che stanno dicendo di Gesù. Sente dire che Gesù è proprio come Giovanni Battista, che proprio Erode aveva ucciso. È come uno dei profeti, come il profeta Elia, presente. Ma tutte queste cose che si dicevano di Gesù mettevano una inquietudine profonda nel cuore di Erode. E si domandava: ma Giovanni Battista l'ho ucciso io? Chi è questo di cui parlano? Di Gesù. Cercava di vederlo. E questa espressione, che descrive un po' ciò che passava nel cuore di questo re Erode, la possiamo intendere sia in senso positivo sia in senso negativo. In senso positivo, nel senso che Gesù metteva inquietudine dentro il cuore di questa persona, di questo re, ma forse
per conoscere meglio, senso positivo. Oppure metteva inquietudine perché aveva la coscienza sporca, perché la sua vita era macchiata da tanti delitti e da tante azioni cattive che lui compiva. Una inquietudine dunque che veniva dal fatto che non faceva le cose buone, da una cattiva coscienza. Certo, il Signore Gesù procura per noi uomini questa situazione, o ci fa incuriosire tanto da essere attratti da Lui, ma nel senso positivo, oppure mette in chiaro, in subbuglio la nostra coscienza per come svolgiamo la nostra vita, per quello che facciamo nelle nostre giornate. Il Signore Gesù sia sempre così anche nei nostri confronti, sia come colui che ci fa interrogare, ci fa ripensare, riflettere su quello che facciamo e su come anche dobbiamo essere se siamo suoi seguaci, se siamo suoi discepoli. Vogliamo, proprio perché nel nostro cuore c'è la volontà di voler essere discepoli autentici di Gesù, continuare la nostra riflessione sulle opere di misericordia. Questa sera prenderemo altre due opere di misericordia, di cui una ci tocca come comunità, specificamente noi, la nostra parrocchia santuario dei Santi Medici. Alloggiare i pellegrini, un'opera di misericordia corporale. E questa è quella che ci tocca in modo particolare. E poi consolare gli afflitti. Chi sono i pellegrini a cui dare accoglienza, a cui dare alloggio, ma non soltanto fisicamente, quasi come procurare una casa? I pellegrini, in modo particolare, si sono distinti nella storia del cristianesimo, soprattutto per quando si doveva raggiungere dei santuari e quindi si faceva il cosiddetto pellegrinaggio. Durante gli anni santi che i papi hanno voluto nella storia, ci sono stati tanti pellegrini, per esempio per andare a Roma, oppure a San Giacomo di Compostela in Spagna, anche lì unita di tanti pellegrini. Questi partivano e quindi, per poter raggiungere la meta dei santuari, si fermavano presso i paesi. Di qui l'impegno ad accogliere, di dare un alloggio a questi pellegrini che erano così numerosi per quando dovevamo raggiungere delle mete dei santuari, oppure quando c'erano gli anni santi, e noi stiamo vivendo un anno santo, anche noi siamo tutti pellegrini in questo anno, per poter accogliere l'amore misericordioso di Dio nella nostra vita. Ma pensate voi a tutti gli altri anni santi che si sono avuti nella storia della Chiesa, da quando è stato istituito l'anno santo, 1300, con il Papa Bonifacio. Roma diventava una città che accoglieva tanti pellegrini in certi momenti per poter appunto vivere l'anno santo. E per queste persone si doveva, appunto perché erano i fratelli nella fede, dare alloggio, ospitare i pellegrini. Ma oggi chi sono i pellegrini? Ci sono ancora i pellegrini, in modo particolare, che vanno a visitare i santuari? Sì, lo possiamo vedere, noi, lo vedremo in questi giorni, proprio qui, nel nostro santuario. Che cosa hanno nel cuore? Perché vengono
al santuario, o vanno a Lourdes, o vanno in altre parti, in altri luoghi dove appunto c'è un richiamo forte della fede e della religione. Esternamente possono sembrare dei turisti, possono sembrare queste persone che arrivano qui come delle persone che vanno tutti insieme perché si sta andando tutti insieme a quella parte, a quel santuario, a quella meta. Però sentite cosa dice Papa Francesco a proposito di questi pellegrinaggi in massa e che pure devono essere, come dire, accolti questi pellegrini. Sarebbe un errore ritenere che chi va in pellegrinaggio viva una spiritualità non personale ma di massa. In realtà il pellegrino porta con sé la propria storia, la propria fede, luci e ombre della propria vita. Ognuno porta nel cuore un desiderio speciale e una preghiera particolare. Potremmo dire, sempre partendo dalla pagina del Vangelo che abbiamo ascoltato, che i pellegrini sono anche degli inquieti nel cuore, toccati nel cuore, o perché vogliono avvicinarsi al Signore e vogliono vivere come dice il Signore, oppure perché un'inquietudine per il male che hanno fatto e che può toccare la propria vita, il proprio modo di vivere. Il pellegrino, anche se viene insieme con tante persone, è presente nella massa, però vive una sua spiritualità. Dice Papa Francesco, chi entra nel santuario sente subito di trovarsi a casa sua, accolto, compreso e sostenuto, proprio perché è arrivato a quella meta. Mi piace, continua Papa Francesco, mi piace molto la figura biblica di Anna, la madre del profeta Samuele, di cui si racconta nella Sacra Scrittura. Lei nel Tempio di Silo, anche lei è andato in questo Tempio, col cuore gonfio di tristezza. Lì, in quel Tempio, leggiamo la Sacra Scrittura, questa donna pregava il Signore per avere un figlio. Nel Tempio c'era il sacerdote Eli e siccome vedeva questa donna che muoveva le labbra, pensava che fosse come ubriaca e voleva cacciarla fuori dal Tempio di Silo. Poi si accorse che invece stava pregando, manifestava il proprio cuore a Dio con la sua tristezza di non poter avere un figlio e chiedeva questa grazia. Dio la esaudì perché gli diede il figlio Samuele che fu un grande profeta. Dice il Papa che ha presente questa figura di Anna. Anna rappresenta bene tante persone che si possono incontrare nei nostri santuari. Gli occhi fissi sul crocifisso, sull'immagine della Madonna, una preghiera fatta con le lacrime agli occhi, colma di fiducia. O i pellegrini che vengono qui nel nostro santuario, che si fermano di fronte a queste statue a pregare, a muovere anche loro le labbra, e forse qualcuno è più di uno, ha anche le lacrime agli occhi. Il pellegrino dunque porta una inquietudine nel proprio cuore, l'inquietudine della fede, l'inquietudine di uscire da una situazione di sofferenza o di una situazione di una vita sbagliata,
il rimorso di qualcosa, oppure la tristezza, la sofferenza di un problema, di una malattia, per sé o per qualche parente. Per cui, ecco, il cuore del pellegrino è un cuore, certamente, che nasconde a noi queste sofferenze. Come accogliere i pellegrini? L'opera di misericordia ci dice che dobbiamo accoglierli, alloggiare i pellegrini. E anche qui Papa Francesco suggerisce alcune cose molto semplici che ci possono essere di aiuto anche a noi, fedeli di questa comunità, anche a voi che partecipate a questa novena, perché sperimenteremo in questi giorni la presenza di tanti pellegrini. È importante, dice Papa Francesco, che il pellegrino che varca la soglia del santuario si senta trattato più che come ospite, come un familiare. Deve sentirsi a casa sua, atteso, amato e guardato con occhi di misericordia. Chiunque sia, giovane, anziano, ricco o povero, malato e tribolato, oppure turista curioso, possa trovare l'accoglienza dovuta. Lui parla a coloro che sono responsabili santuari in Italia, perché in ognuno, in ogni pellegrino, c'è un cuore che cerca Dio, a volte senza rendersene pienamente conto. Facciamo in modo che ogni pellegrino abbia la gioia di sentirsi finalmente compreso e amato. Accogliere i pellegrini e significa soprattutto avere questo atteggiamento. In questo modo, tornando a casa, proverà nostalgia per quanto ha sperimentato e avrà il desiderio di ritornare, ma soprattutto vorrà continuare il cammino di fede nella sua vita ordinaria. Abbiamo questa responsabilità, cari fratelli e sorelle, cari fedeli di questa parrocchia. Abbiamo questa responsabilità di accogliere così i pellegrini, di farli sentire a casa. E in un certo senso coloro che vengono qui sentono questa chiesa, questo luogo, come proprio. Molti ritornano perché hanno preso un impegno, un voto, come dicono loro, come diciamo. Proprio questa mattina una donna anziana da Cisternino è venuta e si è confessata e ha detto che viene qui ogni anno per una promessa fatta ai Santi Medici. Sentono questo luogo come proprio, come casa, come luogo dove si incontra attraverso i Santi Medici Dio, come orientare la propria vita, e così, lungo gli anni, nella propria esistenza. Saremmo veramente ciechi, noi che siamo qui, se non ci badiamo a queste cose, a queste persone che vengono, se li trattiamo male o se li respingiamo. Facciamo sì che si sentano veramente accolti e così metteremo in pratica questa opera di misericordia corporale, alloggiare i pellegrini. C'è l'altra opera di misericordia spirituale, consolare gli afflitti. Su quest'altra ci fermiamo brevemente, anche per cogliere per tutti quanti noi un motivo di praticare queste opere di misericordia, per vivere così l'anno santo della misericordia anche noi. Consolare gli afflitti. Chi sono gli afflitti? Chi ha subito una perdita e ne soffre, piange e si lamenta con Dio e con la vita. Una perdita irreparabile. La morte di un parente, di una persona cara, l'abbandono del proprio coniuge o dell'amico,
oppure una perdita momentanea, un posto di lavoro, uno stato di salute. Gli afflitti sono chi rimane solo, gli amici lo abbandonano proprio quando avrebbe più bisogno di amicizia, chi non sopporta più la vita, le proprie disgrazie, i propri fallimenti, le proprie malattie, chi è incappato in qualche disavventura. Chi è capace di consolare? Innanzitutto Gesù, così si è comportato lui. E leggiamo nel Vangelo che dice: venite a me voi tutti che siete oppressi e affaticati, afflitti, io vi darò ristoro. È Dio che si prende cura di noi che siamo afflitti nella nostra vita. E insieme con Gesù dovrebbe essere i discepoli di Gesù. Ma non soltanto i discepoli di Gesù possono e devono essere capaci di consolare, ma chiunque può consolare un altro, anche se non ha parole pronte, non ha ragionamenti da fare. Come bisogna consolare? Che cosa vuol dire consolare? Innanzitutto diciamo ciò che non è consolare, consolazione. Spiegare fatti che sono inspiegabili, che sono dei misteri, non è consolare. Recriminare il comportamento di una persona che si trova nell'afflizione, è colpa tua, l'hai voluto tu, questo non è consolare. Risolvere il problema una volta per sempre, sappiamo molto bene che non è un'opera di misericordia risolvere i problemi degli altri. E semmai è opera di misericordia aiutare gli altri a trovare eventuali soluzioni quando si trovano in difficoltà. Non è consolare sostituirsi alla persona afflitta. Non è consolare dicendo non piangere, eliminando il pianto. Perché il pianto serve anche a sperare, a superare. Allora che cos'è consolare? Stare vicino concretamente. Papa Francesco ci invita molto al compito di essere vicini agli altri, non per risolvere i problemi, ma stare vicini, la vicinanza. Stare vicino senza sostituirsi agli altri. Dice San Paolo che noi cristiani, proprio perché abbiamo conosciuto Gesù Cristo, dobbiamo essere persone che piangono con chi piange e gioire con chi gioisce. Piangere con chi piange, che cosa vuol dire? Perdere un po' di tempo per quelle persone che sono nel pianto. Aspettare con chi aspetta un giorno migliore. Consolare è anche fare silenzio, non avere la pretesa di trovare spiegazione a tutto. Ascoltare la sofferenza dell'altro, solo l'ascolto, questo significa consolare. C'è almeno qualcuno che mi ascolta, che non mi sta a dire che cosa non ho fatto, non dovevo fare e che devo fare adesso, che mi deve dare le ricette. No, solo l'ascolto, questo significa consolare gli afflitti. E poi non ritenersi indispensabili. E ricordarsi poi che la sofferenza, la solitudine non può essere eliminata facilmente, ma deve essere abitata, nel senso che
dobbiamo convivere, non sentirsi soli nella sofferenza, che c'è qualcuno che sta vicino. Questo significa consolare gli afflitti. Ecco, vedete, cari fratelli e sorelle, anche questa opera di misericordia spirituale è fondamentale per poter veramente essere come Gesù, vivere come Lui. Praticare questa opera di misericordia vuol dire dunque camminare insieme con il Signore Gesù e fare le opere che Lui ha fatto, perché noi potessimo ripeterle insieme con Lui. Erode ha dei problemi, degli interrogativi che, mal impostati, finiscono col diventare il suo tormento. L'anima trova invece serenità e pace solo ponendosi in una luce di fede e in un atteggiamento di preghiera. Si degni il Signore di accogliere e gradire la nostra preghiera. Diciamo insieme: rinnova la nostra vita. Rinnova la nostra vita. Senza Dio la vita è un'assurdità e l'uomo un mistero impenetrabile. Perché la fede ci guidi ad avere di noi e degli eventi una concezione religiosa, indispensabile per ben governare la nostra esistenza, preghiamo. Rinnova la nostra vita. Tutto sembra ripetersi con monotonia avvilente. In realtà tutto è dono. Tutto è grazia, perché sia bandita da noi ogni tristezza e angoscia per far posto all'abbandono fiducioso in Dio. Preghiamo. Rinnova la nostra vita. Perché siamo preservati dall'indurimento del cuore e dalla cecità spirituale che ci impediscono di cogliere la divinità di Cristo Signore. Preghiamo. Rinnova la nostra vita. Perché il Signore ci tenga lontano dall'infedeltà alla sua grazia, dal rifiuto alla sua chiamata, dalla resistenza al richiamo della verità. Preghiamo. Rinnova la nostra vita. I nostri defunti che con cuore vigile hanno ascoltato la chiamata del Signore possano entrare preparati nell'eterno convito del cielo. Preghiamo. Rinnova la nostra vita. O Dio, dal nulla della nostra vanità noi ti leviamo una supplica accorata. Non permettere che veniamo travolti dal fascino che proviene dalla caducità delle cose terrene, ma attiraci a te, che sei fonte della vita vera e della gioia piena. Per Cristo nostro Signore. Amen. Benedetto nei secoli.
pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il sacrificio di riconciliazione che ti offriamo, Padre, nel ricordo dei tuoi martiri Cosma e Damiano, ci ottenga la vittoria sul peccato e renda preziosa ai tuoi occhi la nostra preghiera. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. A imitazione del Cristo tuo Figlio, i santi martiri Cosma e Damiano hanno reso gloria al tuo nome e hanno testimoniato con il sangue i tuoi prodigi, o Padre, che rivela nei deboli la tua potenza e dona agli inermi la forza del martirio per Cristo il Signore nostro. E noi, con tutti gli angeli del cielo, innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo insieme la tua gloria. Santo, santo, santo. Santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione. Nell'attesa della tua venuta. Nell'attesa della tua venuta. Celebrar.
celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci ammesso la tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettila a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con gli Apostoli, con i santi nostri patroni Cosma e Damiano e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti al comando del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, siamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che ha detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vive e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Peccati del mondo, abbi
Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Oh Signore, non sono degno di partecipare a te, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Scorre il sangue dell'amore.
incontrato te Gesù, ogni cosa in me è cambiata, tutta la mia vita ora ti appartiene, tutto il mio passato io lo affido a te, Gesù, Re di gloria, mio Signore. Tutto in te riposa, la mia mente, il mio cuore, trovo pace in te, Signore, tu mi dai la gioia, voglio stare insieme a te, non lasciarti mai, Gesù, Re di gloria, mio Signor. Dal tuo amore chi mi separerà? Sulla croce hai dato la vita per me, una corona di gloria mi darai. Quando un giorno ti vedrò, io ti aspetto, mio Signor, io ti aspetto, mio Signor, io ti aspetto, mio Re. Preghiamo. O Padre, che ci nutri di un unico pane e ci unisci in un solo corpo, fa che non siamo mai separati dall'amore del Cristo. E sull'esempio dei martiri Cosma e Damiano possiamo vincere ogni prova nella fede del tuo Figlio che ci ha amati e ha dato la vita per noi. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Santi martiri al cui cenno dei nostri corpi il mal sen fugge nel dolor che il cuor distrugge, l'alma mia a voi sei fiel, o qual tributio suoniamo allegre le nostre cene la voce d'un sol concetto ai santi medici ne cantiamo, alziamo la voce d'un sol concetto ai santi medici ne cantiamo. Se per voi dei guai presenti altri pugno, so
alziamo la voce, d'un sol concetto, ai santi medici ne cantiamo. Alziamo la voce, d'un sol concetto, ai santi medici. Thank you.